Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele. Io sono Nadia. Insieme a noi ci sono Federico e Ginevra che stanno scorrazzando nel cortile del Castello Scaligero. Oggi ci troviamo a Valeggio sul Mincio e siamo qua perché c'è una importante gara e di danza ovviamente e trascorreremo qualche giorno qua, quindi oggi abbiamo iniziato a visitare il Castello Scaligero e domani andremo a visitare Borghetto, che è qua dietro ed è anche uno dei borghi più belli d'Italia. Se non l'avete ancora fatto, ragazzi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, attivate la campanella e se questo video vi piace metteteci un like. Sigla! Bene ragazzi, siamo arrivati in centro a Valeggio sul Mincio, qua troviamo la chiesa di San Pietro e una particolarità, la facciata non è mai stata completata. E allora ragazzi, dopo aver fatto un breve giro nel centro storico di Valeggio sul Mincio, adesso abbiamo trovato una stradina che si arrampica su per la collina perché stiamo andando a cercare il Castello Scaligero. Allora siamo arrivati, dove siamo Fede? Al castello. Bravissimo, siamo arrivati al Castello Scaligero e è aperto tutti i giorni, invece solo sabato, domenica e festivi si può salire sulle torri e salire sulle torri costa 2 euro. Ci affacciamo perché da qua dovrebbe esserci una bellissima vista da questa terrazza qua alla mia destra. Papà, e andiamo, dimmi. Andiamo su quello più alto. Vediamo se riusciamo ad andare sulla torre. Vediamo? Andiamo. Ma tu sei pronto? Non sei stanco? No! Allora andiamo! E allora ragazzi, stiamo salendo in cima alla torre del Castello Scaligero. I bimbi e Nati sono già su e io invece mi sto arrampicando. Comunque è una bella scala, si riesce a salire in modo molto agevole. Siamo affacciati al, possiamo dire, primo piano, ma adesso rientriamo dentro perché si sale ancora. Ragazzi, proprio qua dalla torre del Castello Scaligero vediamo Parco Sigurtà, che è questo qui, e se ci affacciamo da questa parte invece vediamo Borghetto, eccolo qua, che se riusciamo domani andremo a visitare. Fede, ti è piaciuto? Sì. E Ninni? Li hai fatti tutti i gradini? Fede, quanti scalini abbiamo fatto? Non lo so. Mi avevi detto 500, mi hai fregata. Invece sono solo 150. Però adesso siamo indaffarati con la mappa. Anche Jimmy li ha fatti tutti. Ninni, sei stanca? Allora. Andiamo, andiamo. Adesso si ritorna sul camper. E allora ragazzi, siamo tra le vie del centro di Valeggio sul Mincio e abbiamo trovato tantissime botteghe della pasta fresca e anche dei ristoranti che fanno i tortellini, famosi proprio qua. Vediamo se riusciamo, magari domani andiamo a assaggiarli. Buongiorno ragazzi, seconda giornata a Valeggio sul Mincio e ci siamo svegliati prestissimo stamattina. Non proprio, sono le 11 circa e abbiamo deciso di andare a Borghetto, che è da dove abbiamo parcheggiato il camper, è circa un chilometro a piedi, quindi andiamo. E nel frattempo siamo passati qua davanti, questa è Villa Sigurtà e proprio qua dietro inizia anche il parco. Probabilmente oggi pomeriggio, se il meteo resiste, andremo a visitare anche questa. Sì, noi vogliamo vedere il parco. Tra l'altro dovrebbe essere uno dei parchi comunque più belli d'Italia, forse il secondo in Italia o addirittura il primo in Italia e il secondo nel sud Europa. Quindi
quindi probabilmente sarà molto bello. Andiamo adesso a scoprire Borghetto. Andiamo, vai. Ginny? Sì. Andiamo. Sì. Siamo arrivati a Borghetto, ragazzi, alle mie spalle potete vedere il ponte Visconteo, questo qui è il Mincio e Borghetto è anche conosciuto un po' come una piccola Venezia sul fiume Mincio, perché appunto ci sono parecchi canali e dovrebbero esserci anche dei mulini che ultimamente hanno anche riattivato, quindi facciamo un giro e li scopriamo insieme. Allora ragazzi, abbiamo fatto un giro all'interno di Borghetto, è molto bello, ben curato, tutto fiorito. Alle mie spalle qua possiamo vedere il ponte Visconteo, ecco che ancora ad oggi è una strada, quindi è percorribile, e là sopra invece vediamo il Castello Scaligero che abbiamo visitato già ieri sera. Ragazzi, siamo proprio sul ponte, sul fiume Mincio, e tra l'altro ricordiamo che il Mincio è il principale emissario del lago di Garda, che è proprio qua, a pochi chilometri c'è Peschiera del Garda. Infatti qua tra le vie del centro ci sono tantissimi ristoranti, ci sono già tutti i tavoli apparecchiati e credetemi, si respira già proprio la tipica aria del lago di Garda. E allora, siamo qui a Borghetto, e cosa c'è qua dietro, Fede? Chiesa! C'è una chiesa. Allora, andiamo a visitare questa chiesa, che è la chiesa di San Marco Evangelista. Va bene? Sei pronta, Ninni? Andiamo. Vai, corri! E allora ragazzi, siamo proprio vicino al mulino, alle nostre spalle vedete le pale, e questo è appunto uno dei mulini che hanno rimesso in funzione. Ragazzi, siamo praticamente su un'isoletta sul fiume Mincio e qua troviamo tantissimi mulini, ne abbiamo già trovati almeno 5. Ovviamente ad oggi non sono più utilizzati come mulini, ma ci sono tantissimi ristoranti e credetemi, passeggiando per queste vie si sentono dei profumi, sarà anche che è già quasi mezzogiorno, ma la fame si fa sentire. E allora ragazzi, non so se ve l'abbiamo già detto, ma Borghetto è uno dei borghi più belli d'Italia, questa frazione di Valeggio sul Mincio. E abbiamo una playlist apposta dedicata a tutti i borghi più belli d'Italia, quindi andate a vederla. E se siete arrivati fino a questo punto, io vi chiedo di iscrivervi al nostro canale, se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella così non vi perdete nessuno dei nostri prossimi video. E se questo video vi piace, ma se siete arrivati fino qua probabilmente vi piacerà, metteteci un like. Adesso noi continuiamo ancora, andiamo a scoprire altri posti qua di Valeggio sul Mincio. Sei pronto, Fede? Cosa stai mangiando tu? I cracker. Andiamo. Allora, stiamo adesso per salire sul ponte Visconteo. Là dietro alle mie spalle vedete anche il Castello Scaligero, e questa fortificazione all'epoca era collegata fino lassù al castello. Adesso saliamo perché abbiamo trovato proprio qua delle scale per passare su questo ponte. Tra l'altro ragazzi, proprio in questa zona lì dietro c'è anche un'area, anzi più di un'area di sosta camper. Noi non siamo venuti qua perché ci siamo parcheggiati più in centro al paese, vicino al giardino Sigurtà, però visto che anche qua ci sono parecchie aree di sosta, mi sembra 10 euro 24 ore. Ragazzi, si è fatta ora di pranzo, noi ci siamo fermati qua nei giardini di Borghetto e noi mangiamo un po' di insalata, i bimbi piadina.
cioè il tavolo e le sedie di pietra, sedie, panchine, giusto giusto per il nostro pranzetto. E allora ci troviamo proprio davanti all'ingresso del parco Sigurtà. Comunque ho verificato, è stato eletto miglior parco dell'anno, secondo posto a livello europeo e World Best Tulip Event, quindi c'è questo evento dedicato ai tulipani che è stato anche questo classificato come il migliore al mondo. Questi qua sono tutti i titoli che chiaramente ha, diciamo, vinto negli anni. Adesso entriamo dentro perché siamo molto curiosi, dai! Eccoci qua ragazzi, siamo pronti, la nostra macchina è la 19, saliamo e si parte. Ragazzi, il parco Sigurtà ci sta piacendo parecchio. Se siete arrivati fino a questo punto del video, scrivete nei commenti Sigurtà, così sappiamo che l'avete visto. E tra l'altro uscirà anche un video apposta dedicato proprio a questo fantastico parco. Se non l'avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscrivervi al nostro canale. Ci date una mano nella realizzazione di contenuti come quello che state vedendo. Noi continuiamo, andiamo a scoprire il parco. E allora ragazzi, si conclude qua la nostra giornata a Valleggio sul Mincio, anzi le nostre due giornate, ci sono piaciute parecchio e oggi abbiamo anche camminato abbastanza tra il parco, Borghetto e tutto quanto, comunque ci è piaciuto parecchio. Ve lo consigliamo e siamo stati già anche in altri posti sul Lago di Garda, quindi potete andare a vederli. Il video si conclude qua, se questo video vi è piaciuto vi ricordiamo di metterci un like! Metteteci un like e noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao! Dove siamo, Fede? Al Garda!